le conclusioni di questa simpatica e interessante serata al professor Sussmal. Bene, l'ora è ormai tarda, quindi farò prestissimo. E non è facile trarre conclusioni da un convegno come questo, perché per conto mio ho avuto il pregio di, se uno ci pensa bene, di affrontare molti argomenti, è vero. E direi che la puntualizzazione iniziale dell'architetto Zanin, del sindaco, è stata buona, nel senso che lui ha fatto capire come questo sarebbe stato non un convegno ma un mosaico. E deve essere così. Cioè, io francamente devo dire che sono sempre meno favorevole a convegni che siano fortemente specialistici e specializzati. Quelli vanno bene per gli specialisti. Il convegno, in realtà, poi diciamoci, ve lo dico proprio da chi questo mestiere lo fa, serve relativamente poco agli specialisti. Dovrebbe servire alle persone che invece normalmente queste cose hanno poca possibilità o opportunità di sentire, di frequentare, di leggere o di comprendere. Perché poi alla fine la prima cosa che si può dire è che sarebbe da chiarire la differenza che esiste fra cultura e tradizione. E questo non affronto perché è un argomento interessantissimo, ma forse ne potremo parlare in un'altra situazione, che c'entra molto con quello che noi abbiamo detto e fatto stasera, che però vorrei dire, supponiamo che vi abbia fatto tutto il ragionamento e che sia arrivato alla fine. In sostanza bisogna conoscere per gestire. La conoscenza può essere in parte cultura e in parte tradizione. Beh, benissimo, io vi ho, facciamo l'ipotesi, parlato per 20 minuti, vi pongo alla fine questa evidenza, dopodiché ci giriamo e che cosa succede intorno? Non c'è conoscere per gestire, ma gestire per conoscere. Non riguarda lei, ma non pochi. E questo è un grosso problema, perché uno, prima di andare a dire cosa deve fare agli altri, dovrebbe imparare qualche cosa. Dovrebbe sapere di che cosa parla. E questo è un problema. Parliamo di caccia, parliamo di funzioni sociali, parliamo di agricoltura, è così. Non solo, ma deve sapere anche chi applica e chi pratica. Perché se chi pratica non ha le stesse conoscenze, delle volte stenta a capire perché gli viene data quell'indicazione o quella limitazione. C'è dialogo su questo punto? Poco. Sicuramente molti devono fare cose che non sanno e che non capiscono e molti fanno cose che non sanno e che non capiscono. E questo è un problema enorme in una società complessa o in un'attività complessa. È sociale la funzione del cacciatore? Senz'altro sì, lo è. In che senso? Ma in moltissimi sensi, se non altro perché un cacciatore fa parte della società. Allora un cacciatore è asociale? Non credo. Bisogna capire qual è l'utilità sociale di una funzione, non il ruolo. E sull'utilità dobbiamo chiarirci. E l'utilità c'è e va evidenziata. Secondo aspetto interessante è, mi è venuto in mente proprio ascoltando questa ultima, e ringrazio Ambrosi per questo intervento, perché per conto mio è abbastanza illuminante. Cosa c'entra, come diceva giustamente il dottor Luise, la ghiaia con la caccia, con gli animali? C'entra. Perché c'entra? Ma è molto semplice, perché alla fin fine il problema della gestione degli alvei del fiume e la gestione delle risorse faunistiche segue gli stessi principi. Non c'è niente da fare. Allora, se noi avessimo potuto lasciar fare alla natura, ovviamente non saremmo 6 miliardi, ci sarebbe probabilmente, forse non so che cosa sarebbe, ma non sarebbe quello che è,
e l'uomo non sarebbe cresciuto, sviluppato, eccetera, se non avesse gestito, imposto, anche se a volte proprio stuprato la natura. Cosa avviene? Gli alvei sono stati modificati, Ghiaia è stata prelevata, sono stati modificati i corsi, sono stati creati i ponti, sono state create le peschiere, sono state create. Cioè, il fiume di oggi non è mica il fiume di 200 anni fa o 300 anni fa, è tutta un'altra cosa, è come una mulattiera rispetto a una strada asfaltata. Bene, io credo che abbia ragione il dottor Pizzuti, ci sono quei fenomeni, sono veri, non c'è bisogno di portare ulteriori considerazioni. Però il fiume non è fatto solo di piloni, di ponti. E nell'ambito di un fiume ci sono situazioni in cui si deve prelevare, si deve, e in altri in cui non si può prelevare. Ma non si può, semplificando, dicendo non si cava via la Ghiaia o si cava via, non si, perché non è così, non è più così. Non si può fare lo stesso discorso per gli animali, caccia sì, caccia no, caccia sì, caccia quale? Perché voi pensate che in una certa situazione, dopo che l'uomo ha continuato a prelevare in tutti i modi possibili, ma, e continua a prelevarlo anche in modo scorretto, onestamente, lo dimostra l'ultima riunione che c'è stata a Cipro il 6 di luglio sui prelievi scorretti sulle specie migratorie, è un disastro ancora oggi, e l'Italia è uno dei paesi peggiori. Quindi vuol dire che ce n'è di strada da fare ancora in questa direzione. Ma detto questo, mi spiegate come faremo a gestire un equilibrio tra le specie animali che da un punto di vista ecologico non esiste più? Perché non esiste più da anni, perché le specie non sono più nei numeri, nelle quantità e nelle biomasse necessarie per compensarsi l'una con l'altra. Quindi dire ma io posso uccidere una specie e non posso uccidere un'altra è sbagliato. Ma voi vi ricordate di aver visto 30 anni fa le cornacchie o i corvi che vediamo oggi? Ma neanche per sogno. Ma perché? Perché è chiaro, a una la spari, alle altre no, è evidente che poi alla fine qualche cosa succede. Guarda, io vi dico, lasciamo perdere la nostra regione, così non facciamo polemiche locali. Vi racconto un altro episodio. 20 anni fa costituiscono il Parco dell'Arcipelago Toscano. Il Parco dell'Arcipelago Toscano è distribuito sulle isole. Nelle isole c'è una certa fauna, ma soprattutto c'è il cinghiale. No, Pizzuti, mi lasci fare perché questa cosa la conosco benissimo. Il cinghiale c'era sempre stato, poi alcune sono state importate delle tipologie maremmane e si sono creati degli incroci, però il cinghiale c'era e c'è sempre stato. Benissimo. Ma in realtà, benissimo, questa situazione in fin dei conti era ininfluente finché il cinghiale veniva cacciato. Nel momento in cui si crea il parco, ovviamente il parco non prevede più alcuna attività venatoria. Gli equilibri ecologici li misuri e quando li ha ritrovati me li faccia vedere, perché sarei molto curioso di capire dove ci sono ancora. Io credo che sì, ci sia una responsabilità. E guardi che glielo dico, mi dispiace dover dire questa cosa, una responsabilità oggettiva. Guardi, c'è una cosa, lo dico a tutti coloro i quali si riempiono la bocca di etica e di protezionismo. State attenti, che il concetto di dire lasciamo fare la natura, prendo un'area, chiudo un parco, è da stupidi indifferenti. Perché questo vuol dire non assumersi più la responsabilità morale di dover gestire bene e meglio delle cose che ormai in un mondo come questo raramente possono ritrovare equilibri propri. E questo, e se non capiamo questo, e se non studiamo questo, avremo sempre maggiori difficoltà. La cosa più facile è dire chiudo il giardino, butto via le chiavi e la natura si arrangia. La natura si arrangia molto bene, ma non è detto che si arrangi sempre in modo efficace, in modo equilibrato. Detto questo, dico state attenti. Cosa succede? Parco,
Litigi perché i cacciatori, ovviamente gli albani poi sono dei cacciatori fanatici, quindi lo sanno loro, ve lo dico io, sanno fare molto bene la caccia al cinghiale, comunque, cosa che in Friuli forse a parte le valli non si sa fare. Si mettono in antitesi col parco e finisce lì. Bene, per farvela breve, passano 15 anni, allora incominciano a venire tutti gli esperti, allora si prendono i cinghiali coi chiusini, si prendono quei trappolini, gli si mette il sale sulla coda, eccetera, eccetera. Per fare che cosa poi? State attenti. Per trasferire quei cinghiali, bene, senza ammazzarli, nella Maremma dove li ammazzano normalmente dopo 3 mesi. Va bene? Perché non sapevamo più dove metterli. Guardate, io ho una casa all'Elba, io ogni anno ho almeno 4 cinghiali che mi arrivano in cucina. Questa è la situazione. Allora mi conoscono, siamo lì, abbiamo cominciato a affrontare, guardate, gli ho detto smettetele, rendetevi conto che qui se volete ricontrollare in una certa misura, i cinghiali sono passati da 280, 290 nell'area a oltre 1000, va bene? Dovete applicare la caccia perché il terreno albano è un terreno particolare, macchia mediterranea, non entrano neanche i cani dentro quella macchia. Il cinghiale sì però. Bene, ci hanno messo 12 anni e adesso finalmente hanno capito che per mettere sotto controllo quella popolazione, almeno in un certo modo, bisogna tornare a un abbattimento. Sarà un abbattimento di selezione, sarà un abbattimento in deroga, mettiamoci tutti gli aggettivi che vogliamo, così ci mettiamo tranquilli la coscienza, però non c'è niente da fare. E voi credete che io non sarei l'uomo più contento del mondo se quella quantità di cinghiali si autoregolasse in quell'ambiente senza dover sparare? Spiegatemi come si fa. Perché a questo punto io dico, un sistema non mi piace ma lo conosco. Ma smettiamola di gabellare sistemi che non funzionano come sistemi funzionanti. Ed è qui che concludo, ricordatevi che per gestire bisogna conoscere e non inventare o fantasticare. Buonasera a tutti. Bene, con l'intervento di profonda cultura del professor Schussmel chiudo la serata. Arrivederci a tutti per un prossimo evento. Grazie ancora.